della partita importante contro il Pescara, come l'avete preparata in questi giorni? Beh, abbiamo intanto lavorato sui nostri errori, lavorato su una prestazione che non è stata buona a Cremona contro una squadra forte, però noi non siamo stati all'altezza. E quindi ci abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto anche dei confronti importanti che secondo me in questi momenti vanno fatti. Abbiamo grande voglia di rivalsa, grande voglia di far bene e di dimostrare alla nostra gente che è stato un caso, che è stata una giornata storta, una giornata che può succedere, e quindi siamo in casa nostra e io non vedo l'ora che la mia squadra si scenda in campo, perché quando giochiamo in casa si sente sempre qualcosa di diverso, una sensazione bellissima, e dobbiamo continuare a fare in modo che i nostri tifosi ci spingano come stanno facendo. In attacco poi rientrano invece Scamacca e Beretta, quindi ci sarà una scelta importante. Sì, abbiamo perso però Ordemagni, che è chiaramente il nostro capitano, abbiamo perso anche Brosco, che è il nostro vice capitano. Diciamo che da quella giornata è stata ne negativa un po' a 360 gradi. Quindi, detto questo, non ci prendiamo nessun alibi, rientrano Scamacca e Beretta, e chiaramente nessuno dei due è al 100% per quello che riguarda la tenuta fisica, però hanno risolto i loro problemi, sono entrambi abili per giocare, e quindi chi andrà in campo sono sicuro che darà il massimo e farà vedere che merita di giocare, e tutto questo è il discorso che facciamo sempre quando si parla di gruppo, per non trovarsi poi dopo spiazzati quando succedono queste cose. Con Ninkovic è stato tutto chiarito, insomma lui ha detto che si era arrabbiato con se stesso, ma lei ha detto che io punto molto sui giocatori di qualità. Sì, beh, ci mancherebbe altro. Il discorso di Ninkovic l'ho chiuso abbastanza veloce, perché la scena che ha fatto l'ho vista spesso anche in allenamento. Lui, quando non gioca bene, o la squadra perde, anche in partitina ha queste reazioni sbagliate, perché dobbiamo dare un esempio, e quindi giustamente se si è scusato. A me non ha mancato di rispetto. E vi assicuro che se l'avesse fatto oggi Nikučić sarebbe assolutamente fuori squadra, perché io non accetto mancanze di rispetto da parte di nessuno, tantomeno dei miei giocatori. Non è stato così, quindi io con Nicola continuo ad avere un ottimo rapporto. È un ragazzo che si carica di un po' troppe responsabilità, invece deve pensare a far bene la propria prestazione come fanno gli altri. E ora, secondo me, avrà grande voglia di rifarsi, e sicuramente domani sarà in campo. Non dimentichiamo poi l'importanza dei tifosi che aspettano con grande attesa la partita di domani, quindi insomma vi aspettate del Duca strapieno e molto caloroso. Sì, come ho detto tante volte, e come è già successo anche contro il Livorno, che era una partita simile, sempre importante anche per loro, ci hanno spinto tantissimo, abbiamo messo in campo, secondo me, la nostra miglior prestazione. E quindi dobbiamo continuare a fare in modo che la nostra gente ci spinga, e dobbiamo essere bravi noi con le prestazioni e soprattutto con gli atteggiamenti a continuare a avere dalla nostra parte. Credo che nell'ultima partita un pochino questo è mancato, ora abbiamo grandissima voglia di rimettere subito le cose a posto.